Non siamo per niente superstiziosi, sempre venerdì 13. È stato un anno sicuramente molto produttivo dal punto di vista artistico, nel senso che sono uscite molte canzoni che abbiamo nel repertorio e che usciranno. È stato molto produttivo da questo punto di vista. È sicuramente stato un anno di rinunce sotto alcune uscite con sincerità, nel senso che è capitato magari di tenere canzoni più forti per momenti diversi, vetrine diverse, che poi devi aspettare risposte, sono risposte che non dipendono da te, e quindi questa cosa è stata sicuramente un limite sotto questo aspetto e anche nei confronti dei miei fan, i sostenitori più forti, quelli che mi seguono da sempre. Quest'anno hanno avuto poca musica e questo sicuramente è stato complicato. Io mi sono sentito molto in dovere nei loro confronti in merito a questo. Dal punto di vista artistico, però, appunto, è stato fondamentale come anno, anche dal punto di vista umano, nel senso che mi ha dato tante consapevolezze e mi ha fatto rendere conto di essere un artista. Cioè, il discorso è quello, io quest'anno ho capito di essere un artista e di voler fare l'artista per tutta la vita, a prescindere da come vada. Questo è stato il mio anno. Sì, Sanremo. È Sanremo, sì, è Sanremo. Io l'anno scorso ho provato Sanremo, non sono entrato. E il brano non è ancora uscito, il brano che ho presentato l'anno scorso a Sanremo, ovviamente. Però è una vetrina che è molto importante e lì non dipende troppo da te, nel senso che poi è una persona che decide. E ci sono tantissimi artisti, quindi quando sarà il momento arriverà. Il primo sasso lo tira Le Regole del Fuoco, questo nuovo singolo. Penso che il primo vero sassolino, o il primo sasso, vediamo un po', sia proprio Le Regole del Fuoco. Credo che abbia un linguaggio diverso rispetto a quello che ho sempre presentato io. Ma in realtà sta dando il via a quello che sarà il nuovo Daddy. Cioè, è cresciuto molto a livello testuale, a livello appunto musicale. E credo che appunto Le Regole del Fuoco sia la nascita di questa cosa. Sì, quella era l'idea, nel senso che io purtroppo è stata la frase che più mi sono sentito dire nell'ultimo anno. Che fine ha fatto Daddy? Cosa stai facendo adesso? Oppure, ah, ma tu sei Daddy, e che fai adesso? Che probabilmente la gente non si rende neanche conto che quando fai una domanda del genere è brutto. Cioè, è pesante per un ragazzo di 20 anni, 21 anni che sta vivendo un momento, un determinato momento, non è bello. E quindi sai che c'è? Ci gioco sopra. Che fine ha fatto Daddy questo? Le Regole del Fuoco. Io ci sono stato molto male. Sì, io sono stato molto male per quello che è stato il post amici. Cioè, subito è stato tutto meraviglioso. Il discorso è che io non avendo qualcosa su cui confrontarmi rispetto al prima, perché prima ero un barbiere, non avevo fatto niente, per me era scontato. Quella è stata una follia. Quella è stata una follia. Incredibile come l'essere umano da questo punto di vista, comunque io sia stato debole e sia caduto in quella cosa lì. Però mi sento anche molto maturato da questo punto di vista perché me ne sono reso conto, Sono molto grato oggi per quello che ho, per la possibilità che ho, per quello che faccio, quindi non mi pento di nulla, mi è servito solo ad imparare. Nella dichiarazione stampa, la chiamiamo così, ho scritto proprio questo, diciamo che quando esci dal talent hai come appunto un filo che corre, cioè non lo devi trascinare tu, è il filo che corre e tu devi solo stare attaccato al filo. E non saper stare dietro al filo non vuol dire che tu non sia adatto, semplicemente vuol dire che stai sbagliando qualcosa. Nel momento in cui me ne sono reso conto, quando avevo smesso di certificare, quando ho smesso di certificare dicevo perché non certifico più, perché non sto più avendo riscontro come prima. E lì mi sono dovuto un attimo guardare, no? Ho fatto tutto il mio percorso di vita a ritroso. E sì, sono passato dai successi, ma sono passato anche da quando ero barbiere e pensare di fare un concerto, pensare di fare un disco, pensare di fare una canzone era assurdo. E lì dico, oh, ma che stai facendo? In quel momento lì io mi ricordo chi sono.
so chi sono e non sbaglio più. Cioè io so oggi che non cascherei più in quella cosa lì. Perché la vita mi ha dato la prova. Cioè, vuoi fare questo? Sei questa persona qui o sei questa persona qui? Io ho capito di essere questa persona qui. Fine, a prescindere da qualunque cosa faccia io domani, se non ho più un cazzo da fare, comunque sarò comunque un artista e continuerò a scrivere. Mi ha svoltato, nel senso che saper ironizzare su dei problemi fa sì che tu non soffra troppo. E quindi, banalmente, se adesso mi chiedono, ah, adesso che cosa fai? Non ho più un cazzo da fare. Questa è la mia risposta. Però non ci sto più male, almeno. Questo mi è servito. Ho dovuto imparare, sono dovuto crescere. Vabbè, ho 21 anni, mi do tempo. Inizialmente non doveva essere proprio un videoclip, poi Simone Scarcelli, che è un mio carissimo amico, ha fatto un grande lavoro. Abbiamo inserito dei playback matti perché mi erano venute delle idee particolari, tipo la schiuma da barba, il rasoio, che riprendevano un po' il personaggio di Joker. Io sono sempre stato molto affascinato da quel personaggio lì. E rappresenta proprio questa storia qui, cioè una camminata verso un qualcosa, una lunga camminata, l'affanno di arrivare a quel qualcosa, per poi arrivare in cima e capire che tutto quello che ti serviva era quello che sei stato. Ma allora questa cosa era proprio per rappresentare questa mia volontà, cioè questo mio essere, cioè proprio perché dico se da domani dovessi tornare a fare il barbiere continuerei ad essere artista, continuerei a sentirmi artista e continuerei a fare musica. È proprio questo, cioè uno è il non abbandonare quella cosa lì, perché la so ancora fare, la realtà è quella, la so ancora fare, ogni tanto i miei amici che li taglio i capelli. E poi è proprio rappresentare questo, cioè io sono un barbiere che scrive canzoni e canta. Io sono un barbiere che scrive canzoni e canta, anche se mai un giorno, per grazia divina, per, non lo so, per forse dico per fortuna, per merito, dovessi arrivare a fare gli stadi, comunque sarei un barbiere che canta e scrive canzoni. Voglio essere questo, è sempre il piano A, assolutamente. Io sarò, se cioè, sarò sempre questa cosa qui, io non riesco ad immaginare niente di diverso. Sì, credo che vi direi sicuramente di viversi di più il momento, di essere sempre grato e non dare nulla per scontato. E di fare le cose con testa, soprattutto, di fare le cose con testa, di portare rispetto a chiunque. Questo non perché non l'abbia fatto, anzi, penso di essere stato sempre una persona molto rispettosa. Però è importante avere rispetto per tutti perché questa cosa credo che ti ripaghi alla lunga. Credo che fare una bella impressione ed essere buoni con gli altri dia sempre beneficio perché gli altri ti tratteranno nello stesso modo in cui tu li tratti.